Hey, hey, Katia, Katia, hey, hey, come here, Katia, my baby, I got a surprise for you, you wanna know it? What's going on, dude, what's going on? I ain't no time to waste, close your eyes, cause next week I will face the Extreme Television Champion 6, and if beat you, I'm gonna do it for you. I received a title shot, then gonna beat him, but it's not wonderful. Absolutely fantastic, but if you lose, we'll never see the smile anymore. I don't like losers, and you know it. Yes, I know, but okay, okay. See you soon, Katia, my baby. What an idiot, my dear Chip. I think you are dreaming on too much. So too much. Qui passiamo al grande deluso, Lover Delimita, l'ex numero uno contender al titolo WWF, ovvero Chris Anthony. Un rematch contro Slagon, ma qua qualcuno vorrebbe la stessa cosa, ovvero Victor Orton vorrebbe un match contro il titolo. Stessa cosa di Chris Anthony, che lo sta aspettando sul ring. Ragazzi, che incredibile puntata. Insomma, annunci su annunci, quello di Macho, quello di Triple H, quello, scusa, di Mastranzo, quello di Macho, che vuole entrare a far parte del match con Matt Morton e Sean Philly per titolo internazionale, Night of Champions. Poi submission match annunciato tra Nati, la campionessa, e Lily Blade per Night of Champions. E poi, insomma, questi due sul ring. E la settimana prossima SL andrà contro Sixa. Se lo sconfiggerà, avrà addirittura un match per il titolo Extreme Television. Clamoroso. Ma ora vorrei sapere cosa accadrà tra questi due ragazzi. It's nothing personal, but I should say something to you. You got a chance and you lost last Sunday at Over the Limit. I know we are here for that same reason, but I didn't buy anything or anybody to get my title shot. I had to face many opponents to be here, to be the number one contender tonight. Or actually, what did you do in WWF so far? Maybe you don't know my life, but it's clear, your dream to be better shattered your sight. I traveled all over the world for the same reason you are here with me. But the difference is clear. You had so many title shots only because your father is a legend, is a WWF legend. As I went to travel, fight and face different enemies all over the world. I cut my teeth to show my way. And last Sunday, I lost together with the WWF champion, the Slagon, just because it was a double ring out, a double count out. You don't deserve anything, Victor. Ma attenzione, perché John Pranzo è qui. Okay. As you know, Triple H doesn't feel so good. Oh, purr. Guys, I'm so curious about you. You have the same purpose, but words are not enough. What about a match to determine the number one contender and Night of Champion? I think everyone will like this dream. Match come true. Incredibile! Victor Orton contra Chris
champion, super pronti, number one contender. E qui ci troviamo in compagnia con Alex Testa e Michael Cole, i nostri colleghi americani. Testa dovrà dirci qualcosa. Michael Cole, Michael, gentlemen, I wanna see you next week. I'm gonna make a great announcement. Guys, don't miss it, because I swear to you that it's worth it, that it's really worth it for next week. Now let's go to find out who faces Triple H and Night of Champions with his job on the line, guys. Incredibile, dunque la prossima settimana scopriremo cosa avrà da dirci Alex Testa di così tanto importante. Ora triple threat tra NCW, Du Burchieri e David Johnson per il ruolo di, per lo sfidante di Triple H in quella di Night of Champions. Ci troviamo in compagnia di Triple H, il general manager, che viene intervistato proprio nel suo ufficio. Ladies and gentlemen, here with us our general manager, Rising Sun, Triple H. Mr. Triple H, how do you feel? Everyone is so curious to know the name of the new opponent and other champion, and your thoughts about that? And nothing to say, I'm Triple H, and all of you are nothing in relation with me. I shouldn't fight to defend my job. I don't deserve it. I hope this show can fall down without me. Because without me, nothing's going to be like this. Nothing. And I say, nothing. Okay. Thanks. Let's go to the ring. E finalmente passiamo al match che vedrà NCW di Burkeri e David Johnson, i tre vincitori di Elimination Chamber, i tre Outlaws, ovvero i tre fuorilegge, che si affronteranno per determinare chi andrà contro Triple H a Night of Champions. In palio in quel match ci sarà il ruolo di general manager di Triple H. Sicuramente NCW è leader, è stato il leader degli Outlaws nonostante non abbia effettuato nessuno schieramento, però è quello che con maggior carisma, è quello più esperto in campo internazionale, quindi posso definirlo un po' come l'avvantaggiato del match a 3, ma sicuramente ne vedremo delle belle. Sarà un match molto intenso questo tra David Johnson, NCW e Du Burchieri. Du Burchieri forse, scusate, è il più esperto, ma NCW è uno che in queste occasioni non le può perdere. Anche perché sarà una specie di rematch se dovesse vincere e andare nel Top Champions, un rematch di WrestleMania ovviamente, quando vince lo stesso NCW nei confronti di Triple H. Abbiamo sentito l'intervista a Triple H, è chiaro, Triple H dice che lui non merita questo trattamento da parte della dirigenza, ma è che quando lui se andrà ovviamente, se dovesse essere sconfitto in quel di Night of Champions da uno di questi tre, beh, allora lo show cadrà, collasserà. Mamma mia ragazzi, parole molto forti quelli di The Game, di Triple H, del general manager. Ma ecco qui l'ingresso di David Johnson in montiglia. Beh, questo è un atleta straordinario, è forse tra i tre quello che ha fatto più passi in avanti. Mentre Du Burchieri è quello ovviamente meno pretenzioso, ma anche quello che deve dimostrare di non essere caduto singolarmente, che in coppia va bene, ma singolarmente è un po' caduto, secondo me, decaduto questo Du Burchieri. Tra questi tre face della federazione affrontarsi in un treble threat per chi andrà contro Triple H. Tutti e tre vogliono, ovviamente, dato che sono stati parte della team anti Triple H di fuori legge, oggi però insomma non possono fallire, non hanno fallito questa domenica e non vogliono, nessuno dei tre vuole fallire oggi, e quindi sarà un bel match. Uno soltanto però andrà contro Triple H a Night of Champions. Io spero davvero con il cuore che
uno tra David Johnson e Di Burchieri possa andare in Hall of Champions. Di Burchieri perché mi sta troppo simpatico, il salvatore della WWF. David Johnson sì, mi sta anch'esso simpatico, però è quello che ha fatto più passi in avanti. Quindi forse David Johnson metterà al primo posto tra questi tre partecipanti. Poi NCW lo metterò all'ultimo posto, lo metterei perché comunque già se l'è veduta con la Triple H a WrestleMania. Se non sbaglio il primo schienamento è quello vincente, ma si può schienare anche fuori, quindi non sarà un match eliminazione ma un match un false count anywhere triple threat match, quindi mi sembra un match molto interessante. Riprendiamo un po' però quello che è accaduto durante il resto dello show con Testa, che ci dovrà annunciare qualcosa di importante settimana prossima. Staremo a vedere qualcosa che cambierà il volto dello show, davvero di importante dunque. Poi insomma con questo match scopriremo che andrà contro Triple H a Night of Champions per il ruolo di general manager dello stesso The Game. E poi insomma due match un match sicuramente annunciato tra Lily Blade e Nati per Night of Champions, rematch da Over the Limit, in quel caso sarà un submission match, e probabilmente avremo anche un triple match a 3, visto che insomma Mancio ha sconfitto Mike Morton e vuole inserirsi nella lotta per il titolo internazionale detenuto attualmente da Sean Finn. Vedremo delle belle nelle prossime settimane sicuramente, staremo a vedere cosa accadrà. Huge impact delivered to the neck. WWE Magazine out this month, and you'll find some interesting articles in there about all the Super Scorpions here at the WWE. What a counter! Great reaction! Insomma, e poi è stato annunciato anche il match per il number one contender al titolo di campione WWF, il titolo massimo detenuto attualmente da Slacon, che peraltro nel main event se la vedrà con FMO. Stavo dicendo, Chris Hector e Victor Orton si affronteranno in quella di Night of Champions. Wow, what a suplex! David Johnson qui, ora però passiamo al match perché insomma numerose emozioni, ma dobbiamo pensare anche al presente, a quello che sta accadendo sul ring attualmente. Mi sembra che David Johnson sia quello messo che stia facendo un maggior numero di manovre. Qui però NCW forse si sta alleando un po' con i burchieri, perché David Johnson qui se lo gira, lo prende, un pile driver in arrivo, attenzione, un Texas pile driver. Questa è una manovra devastante. I burchieri, guardate un po', non si è mosso per aiutare NCW. Eh sì, NCW insomma è un atleta straordinario che a me personalmente piace troppo, ma che fino adesso gli manca il punteggio più importante, il titolo del mondo o il titolo comunque internazionale, gli manca. E questo è un po' un peccato per un atleta come lui, che sembra un po' inserire in faide un po' troppo pericolose. D'altronde si è in faida con una Triple H e con i sub-uomini da prima di WrestleMania, quindi pensare un po' come gli è stata resa molto difficile la vita. Insomma, se dovesse andare lui a Night of Champions, se dovesse batterlo, sarebbe un grande privilegio per Magico Duvolza terminare la carriera di Triple H in WWF. Una carriera insomma come general manager molto buona fino a qualche tempo fa, quando è iniziato un po' a scegliersi i campioni. È vero, The Dragon è rimasto tale, ma anche perché è stato molto bravo. Diciamo che Triple H non è che abbia puntato molto al titolo massimo, a rivendicare il titolo massimo, comunque a modificarne il possessore. È stato molto bravo in quanto a questo, altrimenti la dirigenza avrebbe potuto scansarlo immediatamente. Non l'ha fatto, però si è visto chiaramente che Triple H voleva crearsi un impero, e questo non è andato giù soprattutto ai pranzo, più che a Boy Orton, che magari agli altri dirigenti, e quindi si è determinata una fazione chiamata i Fuori Legge, composta soprattutto da David Johnson, Magico Duels, MCW e Di Burchieri. Questi tre uomini che adesso si stanno affrontando sul ring, per essere un po' come strana la vita, ovviamente uno solo dei tre potrà andare a Night of Champions per sconfiggere una volta per tutte Triple H. Beh, insomma, se Triple H dovesse andare contro uno di questi tre, penso